In questo intervento ci occupiamo di capire quali sono le app esterne ad AdWords che possono costituire un'alternativa valida al retargeting o remarketing interno alla piattaforma. Tra l'altro, molti di questi tool che vedremo gestiscono anche la rete display AdWords, quindi consentono di avere una sorta di super pannello di controllo per gestire tutte le campagne, che spesso è anche molto più semplice rispetto a quello che abbiamo dentro AdWords. Ce ne parla Fabio Sutto, che è uno dei SEO storici italiani e che ogni volta che fa un intervento a una conferenza non ne sbaglia uno. Anche in questo caso darà delle dritte preziosissime per chi debba scegliere come investire il proprio budget pubblicitario, soprattutto nella rete display. Bene, buongiorno a tutti, è un piacere rivedervi, rivedere tante facce note. Giampaolo mi ha un po' rovinato la sorpresa perché ci sarebbe stato un punto dove vi avrei detto che c'erano qualche slide in più, perché nel frattempo mi erano venute delle cose un po' più da spiegare. Comunque, diciamo, il mio speech di oggi riguarda un esperimento su una cosa in cui sono anch'io ancora agli inizi. Okay. E cioè l'utilizzo di una piattaforma per la gestione del real-time bidding con budget tutto sommato controllati. Le piattaforme di real-time bidding sono utilizzate da media agency o comunque da big spender. In questo caso, anche in Italia, da un po' di tempo c'è la possibilità di utilizzare delle piattaforme che consentono di lavorare sugli ad exchange e sull'invenduto con un budget minimi, non so, di 2.000, 1.500, 2.000 euro al mese. E l'esperimento è consistito dapprima in vedere come si comportavano le campagne di remarketing con questi tool e poi invece delle campagne puramente display. Ok, allora la premessa nasce da questo, che al recente BWizard, parlando con dei colleghi, è emerso che specialmente all'estero, lavorando in remarketing e retargeting con dei tool che vengono utilizzati tipicamente per il retargeting su Facebook, ma possono essere utilizzati anche per il retargeting su, diciamo, il display, chiamiamolo tradizionale, e che consentono di utilizzare anche il circuito AdSense, quindi il circuito di Google, le prestazioni hanno notato in più persone che erano notevolmente migliori con questi tool rispetto a utilizzare direttamente il tool di AdWords. Non so se qualcuno di voi ha conferma di questo, ha provato a usare AdRoll, Perfect Audience o tool di questo tipo. Il che mi ha portato di corsa a fare un esperimento. Questo è come mi sento quando mi dicono certe cose, io che mi intestardivo a utilizzare AdWords, e così invece come vorrei essere, e invece non sempre ci riesco. E soprattutto avendo un cliente su cui sono partito da poco e che è uno di questi tempi, insomma, mi paga in anticipo, che è abbastanza raro, volevo cercare di fargli risparmiare qualche lira e fare anche qualche esperimento e perdere del tempo, visto che me lo consentiva. Ecco, remarketing, ne ha già parlato abbondantemente, penso, Rossella, quindi non vi ripeto che cos'è, semplicemente ci dà la possibilità di, in qualche maniera, recuperare, possibilmente in maniera volontaria, qualche volta per i capelli, chi ha abbandonato il nostro sito, e è particolarmente utile in ambito e-commerce. I tool più conosciuti, almeno in Italia, per il remarketing e il retargeting, dovrei dire grazie a Facebook, ve li ho elencati qua. Sono AdRoll, Perfect Audience, Triggit, Retargeter e Criteo. Criteo credo che sia forse l'inventore, non vorrei dire una cavolata, del concetto di retargeting. Criteo è un'azienda francese che però è quotata al Nasdaq, negli Stati Uniti. Alcuni modelli di pricing, quindi per capire quanto sono abbordabili per chi come me ha clienti di media entità. Allora, AdRoll lavora indipendentemente dal canale, quindi sia che si lavori su Facebook, sia che si lavori su AdWords, lavora con un CPM un ricarico CPM da 1 a 2,5 dollari. Perfect Audience differenzia.